Ok, quindi buongiorno a tutti. Come vedete nello schermo condiviso, oggi la nostra lezione sarà un po' diversa dal solito, poiché è un grande piacere per me ospitare nella nostra lezione il seminario tenuto dalla dottoressa Anna Rita Ducci, che è organizzato dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. AIRC, come tra poco vi spiegherà in modo molto dettagliato la dottoressa Alice Boerci, è un progetto in cui AIRC incontra gli studenti universitari, quindi studenti come voi, che grazie a questi seminari possono approfondire delle tematiche che sono coerenti con il loro percorso di studi e incontrare quest'anno in modo particolare, quindi virtualmente, un professionista che opera in un campo specifico legato alla clinica e alla ricerca sui problemi oncologici e anche di conoscere, come vedremo tra poco, quali sono i valori e la missione di AIRC. Lascio quindi la parola alla dottoressa Alice Boerci che vi farà una breve presentazione del progetto AIRC Campus e poi successivamente inizieremo il nostro seminario con la dottoressa Anna Maria Adduci. Quindi do Grazie. la parola ad Alice Boerci. Grazie. Grazie per l'introduzione e ringrazio moltissimo voi ragazzi per la partecipazione di oggi a questa particolare iniziativa, magari differente dal solito per voi. Ringrazio l'Università degli Studi di Pavia e la professoressa Martina Gandola per l'ospitalità. E ringrazio e saluto, do il benvenuto anche alla professoressa Anna Rita Adduci proprio per aver accettato questo nostro invito e partecipare a una lezione di approfondimento. Io ora condividerei lo schermo per farvi una brevissima presentazione istituzionale e spiegarvi anche nello specifico che cos'è AIRC Campus, l'iniziativa appunto a cui oggi state partecipando. Fatemi sapere se riuscite a vedere la presentazione adesso. E la Si vediamo. vede, perfetto, ok. Come vi dicevo, appunto, vorrei fare una brevissima cornice di introduzione per raccontarvi nello specifico di che cosa si tratta quando parliamo di AIRC Campus e spiegarvi anche, per chi non conoscesse la fondazione, che cos'è Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Dunque, quindi partiamo da qui brevemente. Fate conto che AIRC nasce nel 1965 per iniziativa di alcuni ricercatori dell'Istituto dei Tumori di Milano, fra cui Umberto Veronesi e Giuseppe Della Porta, e dalla sua fondazione, dalla sua nascita, il suo obiettivo è stato sempre e solo uno, cioè rendere il cancro sempre più curabile. E abbiamo fatto questo attraverso fondamentalmente due strade. La prima è finanziando con continuità la migliore ricerca oncologica in Italia. Fate conto, come vedete da questa slide, che AIRC insieme a FIRC, che è l'ente costituito da AIRC con il fine specifico di acquisire dei lasciti testamentari e delle donazioni molto importanti. AIRC e FIRC insieme nel 2019 sono riusciti a destinare alla ricerca oncologica oltre 117 milioni di euro, quindi veramente una cifra altissima. Perciò, diciamo, la prima strada con cui ha sempre cercato di rendere il cancro sempre più curabile è attraverso il finanziamento della ricerca, mentre la seconda strada percorsa è facendo corretta informazione scientifica e diffondendo la cultura della prevenzione. AIRC informa in maniera chiara e in maniera trasparente su, gli obiettivi raggiunti dalla ricerca, sulle nuove prospettive terapeutiche e poi ci informa, anche su, quali sono, per esempio, in maniera più divulgativa, i corretti stili di vita e la sana alimentazione. Quindi cerca di raggiungere anche tutti coloro che non sono proprio strettamente gli addetti ai lavori. Quindi lo fa con un linguaggio che se poi è modificato nel tempo ed è diventato sempre più vicino per essere compreso da tutti in maniera trasversale. AIRC ha comunicato nel tempo sempre di più e sempre meglio
attraverso molteplici canali, per esempio vedete qui attraverso il suo house organ, sul sito, sulla stampa, sui social in generale e appunto recentemente anche all'interno dei festival scientifici e attraverso per esempio anche un suo progetto scuola. Se non l'avete mai, se non siete mai andati a cliccare, cercate scuola.arc.it, che è il progetto dedicato, dedicato a tutte le scuole di ogni ordine e grado, proprio per cercare di fare divulgazione scientifica e sensibilizzare fin da quando i bambini e i ragazzi sono molto giovani. Fate conto che all'interno di questi progetti educativi di divulgazione scientifica c'è anche AIR Campus, che è appunto il progetto a cui oggi, l'iniziativa a cui oggi state partecipando. AIR Campus è dedicato a voi, cioè agli studenti universitari, elabora tutta una serie di iniziative, di lezioni e in altri periodi dell'anno, a parte questo che è legato un po', è compromesso un po' dalla pandemia, però ci sono anche degli eventi all'interno dell'università, si dedicano proprio a tutta una serie di lezioni portando in aula dei relatori con delle competenze molto specifiche acquisite grazie alla loro professionalità e attraverso proprio gli esempi concreti che possono raccontare a voi, al di là quindi della teoria che potete leggere sui libri universitari. È un progetto che è attivo in diverse università in questo momento, quindi oltre all'Università degli Studi di Pavia c'è anche l'Università di Ferrara, c'è l'Università degli Studi di Padova e la Federico II di Napoli. Siamo stati ospiti, insomma, siamo stati per diverso tempo anche a Sapienza e all'Università degli Studi di Palermo. E ogni anno noi cerchiamo di acquisire nuovi atenei all'interno di questo progetto per raggiungere un più alto numero di studenti possibili. È un progetto molto giovane e speriamo che comunque cresca sempre di più. Fate conto che l'approccio di queste lezioni è fortemente multidisciplinare ed è interdisciplinare, perché le lezioni di AIR Campus, come per esempio questa, si svolgono all'interno delle scuole di farmacia, di medicina e chirurgia, di agraria, biotecnologie, economia, veramente si spazia in moltissimi ambiti di studio, cercando proprio di capitalizzare quanto è stato fatto in AIRC in oltre 50 anni di storia e di attività, quindi non soltanto nell'ambito della ricerca oncologica stretta, ma proprio in un ambito molto più diversificato e ampio. Fare divulgazione scientifica ovviamente è molto importante, però quello che vorrei insomma, lanciarvi come proposta è anche quella del volontariato. Ossia, come avrete capito, la vera forza di AIRC sono le persone. Quindi mi fa piacere anche insomma, invitarvi a entrare a far parte della squadra di AIRC, perché AIRC si regge soprattutto proprio grazie a tantissimi finanziamenti e contributi che arrivano dal privato, ma non potrebbe fare a meno della forza di oltre 20.000 volontari che mettono a disposizione il proprio talento, il proprio tempo, le proprie energie a favore della raccolta fondi. 20.000 volontari che leggete qui sono veramente tantissimi, però non bastano e soprattutto iniziano a essere anche un pochino vecchietti e quindi noi abbiamo bisogno un po' di un ricambio generazionale per aiutare i 5.000 ricercatori finanziati da AIRC su tutto il territorio nazionale. Quindi ci sono moltissime attività che si possono fare nel volontariato di AIRC per la raccolta fondi. Qui ci sono una serie di proposte che vi abbiamo segnalato. In primis, ecco, partecipando alle iniziative di piazza organizzate su tutto il territorio nazionale. Dovete sapere che in ogni regione praticamente c'è un comitato regionale AIRC di riferimento che presidia tutte le iniziative che vengono svolte a livello nazionale, ma anche a livello ovviamente locale con delle attività che loro organizzano.
Vedete qui nell'immagine ci sono le azalee della ricerca che vengono distribuite in occasione della festa della mamma. In questo periodo invece ci sono i cioccolatini della ricerca nel mese di novembre che quest'anno vengono distribuiti in realtà soprattutto su il canale di Amazon per una questione legata proprio alla pandemia. Ci sono altre attività che potete fare, per esempio supportarci sui vostri canali social condividendo le informazioni che trovate sui social di AIRC. Vi segnalo in particolare un nuovo canale che abbiamo lanciato da poco, che è wonderwhy.it, e c'è presente anche su Instagram, e condivide tutta una serie di attività e di, diciamo, di informazioni, corretta informazione scientifica che potete sicuramente condividere e esplorare anche voi. E qui ci sono altre possibilità. Il primo step comunque per entrare a far parte della squadra è candidarsi su questo form che vedete qui, ossia sulla pagina generazioneaic.it, lasciando i vostri dati senza alcun impegno. Ci tengo a precisare che il volontariato di AIRC non è assolutamente impegnativo, potete anche farlo soltanto un pomeriggio in un anno e non serve una qualifica particolare, una formazione particolare, basta avere buona volontà e mettersi in gioco. Semplicemente qui vi lascio anche le informazioni relative al vostro comitato AIRC di riferimento che si trova a Milano, in questo caso in Viale Isonzo, dove potrete comunque anche trovare informazioni sulle iniziative organizzate localmente in Lombardia. E vi anticipo per chiudere che al termine di questa lezione vi condividerò il link per compilare un questionario per aiutarci sia insomma, a essere più efficaci e ad avere un feedback sulla lezione, sia ad avere dei suggerimenti da parte vostra su come possiamo fare per coinvolgere sempre di più i ragazzi e farli appassionare alla causa di AIRC. Io vi ringrazio, interrompo la condivisione dello schermo e ripasso la parola alla professoressa Gandola. Grazie. Grazie Alice per la tua presentazione. Ringrazio la professoressa Anna Rita Ducci che farà questa lezione con noi oggi. Anna Rita Ducci è una psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale che si occupa proprio, svolge attività sia clinica che di ricerca proprio con bambini, adolescenti e anche adulti che hanno problemi e patologie oncologiche. Quindi oggi ci presenterà appunto parte della sua attività con questa presentazione dal titolo Problemi cognitivi e psicologici in bambini e adolescenti con tumore cerebrale. Quindi con piacere lascio la parola alla professoressa Adducci. Buongiorno a tutti. Sì, come diceva prima la professoressa Gandola, io da anni mi occupo di bambini con cerebrolesioni acquisite, perché la mia formazione è primariamente neuropsicologica. Nell'ambito delle cerebrolesioni acquisite ho approfondito la tematica delle cerebrolesioni a eziologia tumorale, per cui mi sono da sempre occupata dai primi anni 2000 di tumori di bambini, adolescenti e giovani adulti con tumore cerebrale, e da qui sono approdata poi all'Istituto dei Tumori di Milano, all'oncologia pediatrica, dove appunto mi occupo di bambini anche con altro tipo di patologia oncologica. Parliamo oggi solo dei bambini con tumore cerebrale, come vedremo costituiscono una categoria a sé per molti motivi. Un breve cenno introduttivo sull'oncologia pediatrica. L'oncologia pediatrica nasce come disciplina autonoma solo negli anni 70. Dapprima i bambini erano presi in carico genericamente dall'oncologia. Una volta costituitasi disciplina autonoma ha iniziato a occuparsi appunto in maniera indipendente delle neoplasie dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi dalla nascita ai 20 anni circa. Come dicevamo, ha acquisito una sua indipendenza proprio per la specificità della malattia oncologica in età pediatrica. Si tratta di tumori peculiari specifici per istotipo, quindi per biologia, sono tumori differenti biologicamente da quelli dell'adulto, che a loro volta si differenziano biologicamente nelle diverse fasce d'età
e sono presenti, possono essere presenti anche nell'adulto, ovvero anche gli individui adulti possono ammalarsi di tumori tipici dell'età pediatrica che rispondono di conseguenza a trattamenti oncologici, chemioterapici o a protocolli comunque di terapia che sono pensati per il bambino. Allora, due numeri giusto per capire qual è l'entità del problema. Ogni anno in Italia si ammalano circa 1.400 bambini e 800 adolescenti. Non è un problema dunque così infrequente, non è una patologia così rara. Questo sui tumori e sulle neoplasie dell'infanzia in generale. Quindi si tratta di 2.200 persone. Vediamo che, come voi saprete, i tumori dell'età pediatrica più frequenti sono le leucemie. Le leucemie, quindi i tumori del sangue, i tumori che costituiscono un terzo della casistica. I tumori del sistema nervoso centrale, tra cui tumori cerebrali, costituiscono circa il 20%, seguiti poi dai linfomi, neuroblastomi e tumori più rari. L'oncologia pediatrica, dicevamo prima, ha fatto, come dire, si è costituita indipendente e questo le ha permesso di realizzare grandi progressi dal punto di vista sia diagnostico che terapeutico, appunto studiando dei protocolli di cura ad hoc. Dati i numeri, è stato importante la collaborazione delle diverse istituzioni specializzate e la creazione di studi multicentrici, sia a livello nazionale che internazionale, per come dire, mettere insieme le casistiche, le metodologie di intervento e creare dei protocolli comuni, condivisi. Questo ha permesso un importante miglioramento, un importante aumento della percentuale di sopravvivenza. Passiamo, come vedete nella slide, da una percentuale di sopravvivenza del 25% negli anni 60 ad una percentuale che si è spostata tra il 60 e il 70% a seconda delle patologie oncologiche nel 2000 e fino ad arrivare ai giorni nostri in cui la percentuale di sopravvivenza è dell'80-90%. Ovviamente si tratta di percentuali di sopravvivenza molto influenzate, stiamo ancora parlando di tumori dell'età pediatrica in generale, dalla percentuale di sopravvivenza delle leucemie, che è sicuramente più elevata. I tumori del sistema nervoso centrale. I tumori del sistema nervoso centrale sono il 20% delle neoplasie dell'età evolutiva. Quindi dicevamo, secondi solo alle leucemie, costituiscono, quindi, se facciamo un rapido calcolo, parlavamo di 2.200 casi all'anno solo in Italia, si parla di 440 bambini adolescenti ogni anno. Sono i più comuni tumori solidi, mentre le leucemie, come dicevamo, sono i tumori del sangue. Tra i tumori solidi, i tumori del sistema nervoso centrale sono i più frequenti. Il 93% di questi, quindi circa 400 bambini l'anno solo in Italia, si ammalano di un tumore cerebrale. La percentuale, come abbiamo visto prima, un po' più alta se consideriamo la casistica generale, scende al 60-70% per quel che riguarda i tumori cerebrali. Sappiamo che la percentuale di sopravvivenza dipende da più fattori, indubbiamente dalla precocità della diagnosi, è intuitivo pensare che prima si interviene e più aumenti la possibilità di sopravvivere di un bimbo, di diventare grande, il grado di esportazione neurochirurgica, come vedremo poi quando parliamo degli interventi, delle terapie, la chirurgia rimane sicuramente la strada principale nell'ambito dei tumori solidi e ovviamente non tutti i tumori sono asportabili, non tutti i tumori sono interamente asportabili, quindi questo l'asportazione parziale costituisce indubbiamente un grande fattore di rischio. E poi l'istologia del tumore, quindi la biologia, il fatto che un tumore sia benigno piuttosto che maligno. I tumori cerebrali vengono classificati sia per sede che per istologia. Quindi istologia, abbiamo detto, in base alla biologia, se sono maligni, benigni, di quali cellule sono composti. I più frequenti, qui vedete vi ho inserito un lunghissimo elenco, questo per farvi capire quanti sono e quanto debba essere differenziato il trattamento oncologico di questi tumori, perché ogni tumore ha una biologia a sé che risponde a dei trattamenti pensati ad hoc.
è importante sapere che alcune categorie sono molto più frequenti, molto meno rari di altre. Tra questi troviamo i gliomi a basso grado di malignità, il medulloblastoma e l'ependimoma. Se invece consideriamo la sede, suddividiamo i tumori in tumori sottotentoriali e tumori sovratentoriali. Ora non so a che punto del corso siate nei fondamenti anatomofisiologici dell'attività psichica. Per farvi capire, vi ho inserito un'immagine che rappresenta il tentorio. Okay? Questo lembo di dura madre che separa il cervelletto, che è qua sotto, dai lobi occipitali del cervello. Quindi vedete il cursore, vi sto segnando, questo qui è il tentorio, è proprio come se fosse una tenda che separa la parte più sottocorticale dalla parte corticale. Abbiamo tra i tumori sottotentoriali, che sono quelli più frequenti, costituiscono il 60% o più di tutti i tumori cerebrali del bambino e dell'adolescente, i tumori cerebellari, i tumori del tronco encefalico, i tumori del quarto ventricolo. Prima parlavamo della possibilità di intervenire chirurgicamente. Ovviamente, a seconda della localizzazione, è possibile l'asportazione totale o meno. Immaginate bene che i tumori del tronco encefalico sono quelli meno operabili, su cui è più difficile la neurochirurgia. Abbiamo poi tumori invece sovratentoriali, quindi tumori degli emisferi cerebrali, dei ventricoli, della regione sellare, delle vie ottiche, della regione pineale, che sono considerati tumori sovratentoriali, appunto, e che come dire, costituiscono la percentuale minore. Per quanto riguarda l'outcome, quindi questi bambini, questi adolescenti vengono trattati perché venga loro garantita la sopravvivenza, ma ovviamente soprattutto nel caso del tumore cerebrale abbiamo il problema dell'outcome, ovvero quindi degli esiti, delle conseguenze del tumore su quello che è il loro sviluppo. Oltre a un progressivo aumento della sopravvivenza, si rileva recentemente negli ultimi decenni un grande miglioramento nell'outcome di questi pazienti. Quindi rispetto ad anni fa, quando mi approcciavo all'inizio della mia esperienza clinica, sicuramente vedevamo dei pazienti molto più compromessi dal punto di vista funzionale, quindi motorio, sensoriale, per quanto riguarda gli aspetti relativi al linguaggio piuttosto che cognitivi. Tuttora ritroviamo esiti di tipo clinico e funzionale importanti, ciononostante con un'incidenza variabile dal 30 all'80%. Un'incidenza così variabile perché? Perché appunto, come dicevamo, dipende dalla sede, dall'istologia, come dicevamo prima, per quello ci tenevo a fare questa distinzione, perché a seconda dell'istologia abbiamo trattamenti più o meno invasivi, abbiamo l'utilizzo della radioterapia o meno, che ha degli effetti ovviamente molto positivi sul trattamento del tumore, ma può avere anche delle sequele importanti, oppure appunto a seconda della sede, per cui vengono compromesse determinate aree cerebrali che appunto poi la compromissione delle quali comporta esiti importanti dal punto di vista motorio, sensoriale, cognitivo e anche psicologico. Per quanto riguarda i tumori cerebrali, vedremo che le sequele psicologiche sono direttamente imputabili anche proprio alla lesione del substrato organico, no? della psiche, quindi la lesione di determinate aree cerebrali comporta proprio la comparsa di problematiche emotive, psicologiche, ma soprattutto comportamentali, proprio di eziologia organica. Quindi, questo per dirvi che il duplice obiettivo della neuro-oncologia pediatrica, quindi di quel sottoramo dell'oncologia pediatrica che si occupa appunto di tumori del sistema nervoso centrale, è sì continuare a migliorare, a incrementare la percentuale di sopravvivenza, ma anche ridurre l'impatto che le terapie hanno sullo sviluppo successivo del bambino. Quindi, contenere i danni a lungo termine delle terapie. È su questo che attualmente si fa ricerca e su questo che noi psicologi veniamo chiamati in causa a far ricerca. Quindi l'importanza di identificare protocolli di cura che comportino il minor danno possibile, specie dal punto di vista cognitivo. Dicevamo, danni imputabili a trattamento per tumore cerebrale, quindi sono presenti comunque in 2/3 di sopravvissuti a lungo termine.
parliamo di problematiche più di tipo clinico, quindi problematiche di tipo cardiologico dovute alla cardiotossicità delle terapie, a delle neuropatie periferiche, a problematiche di insufficienza respiratoria, a malattie muscoloscheletriche, disfunzioni endocrine, che poi vedremo, approfondiremo, e deficit neurocognitivi. Dicevamo prima, rispetto alle altre patologie oncologiche dell'età pediatrica, il tumore cerebrale ha una sua specificità. Ha una sua specificità perché, a differenza delle leucemie, come potrete facilmente intuire, si tratta non solo di malattia oncologica e di esiti di malattia oncologica, quindi c'è un percorso di malattia che non è solo fatto di malattia, sintomi e cure, ma anche di disabilità che spesso si acquisisce. Quindi a volte si sopravvive al tumore, ma come appunto dicevamo, l'outcome è condizionato appunto dalla comparsa di problematiche spesso permanenti. Il team di cura del bambino, del ragazzo con patologia oncologica a localizzazione cerebrale stesso è differente, molto più articolato. Quindi non abbiamo solo l'oncologo, abbiamo il neurooncologo, non abbiamo solo il radioterapista, ma abbiamo anche il neuroradiologo. Poi vedremo, quando parleremo delle terapie, perché il neurochirurgo, il neurologo appunto per gli esiti di tipo neurologico, il fisiatra, l'endocrinologo per le sequele endocrinologiche che le terapie dirette al trattamento del tumore cerebrale comportano, l'otorrinolaringologista perché prima parlavamo di esiti, di conseguenze anche dal punto di vista sensoriale, lo psicologo, lo psico-oncologo per la precisione, il neuropsicologo perché appunto essendo la patologia interessamento cerebrale comporta importanti problemi di tipo cognitivo neuropsicologico. E poi va bene assistente sociale, educatore, che sono figure comuni anche ad altri percorsi oncologici per altre patologie di tipo oncologico, e il pedagogista, figura importantissima proprio perché appunto il bambino e l'adolescente residuano le problematiche cognitive e neuropsicologiche di cui parlavamo prima. Il percorso di cura di questi bambini qual è? Allora, dalla comparsa della sintomatologia c'è un percorso di tipo diagnostico, in seguito cioè, come dicevamo, la chirurgia per i tumori solidi, la chemioterapia, la radioterapia, a seconda, non per tutti è prevista la chemioterapia, non per tutti è prevista la radioterapia, per alcuni sono previste entrambe in tempi e modalità diverse. Al termine del trattamento, del percorso strettamente oncologico, quindi di chirurgia, chemioterapia, radioterapia, viene fatta appunto una valutazione degli esiti. Dopodiché il percorso di cura di questi bambini, di questi adolescenti non è concluso perché si intraprende poi tutto quello che è il percorso riabilitativo. Riabilitativo in senso funzionale, quindi si parla di logopedia, di psicomotricità per i più piccoli, di fisioterapia per i più grandi, di riabilitazione cognitiva neuropsicologica e poi dell'intervento oxologico. Quindi tutti quegli interventi clinici finalizzati a garantire comunque la crescita del bambino, proprio perché hanno problematiche endocrinologiche importanti. Spesso le terapie, soprattutto la radioterapia, vanno a danneggiare l'ipofisi e di conseguenza compromettere il suo corretto funzionamento e di conseguenza, ad esempio, una cosa a cui si assiste molto spesso è un deficit nella produzione di GH, che è l'ormone della crescita. Per cui questi bambini necessitano poi di terapie sostitutive, quindi terapie ad esempio come nel caso del GH quotidiana, per cui devono fare delle iniezioni che permettono loro di continuare a produrre questi ormoni e a crescere normalmente. I primi anni, più di 20 anni fa, quando iniziavo vedevo dei ragazzi che avevano dei gravi disturbi dello sviluppo proprio fisico, quindi disturbi della crescita e forme di rachitismo. Come per tutti gli altri tipi di tumore, ovviamente c'è poi tutto quello che è il percorso di follow up, nel senso che poi è vero che viene anche laddove viene radicato il tumore, per cui comunque il bambino è, tra virgolette, il bambino e il ragazzo è, tra virgolette, sopravvissuto, è sottoposto costantemente nel corso di tutto il suo sviluppo, proprio perché in età pediatrica ha dei costanti follow-up dal punto di vista oncologico e anche, come vedremo, dal punto di vista cognitivo e neuropsicologico. La sintomatologia.
questo è importante per capire la psicologia poi di questi bambini, di questi ragazzi. I segni e i sintomi del tumore cerebrale dipendono dalla sede della neoplasia e quindi dalle funzioni con cui la neoplasia e il tumore va a interferire, ovviamente anche dal livello di sviluppo del bambino. Quindi non vedremo come sintomo la disartria, la difficoltà ad articolare la parola in un bambino in una fascia d'età prelinguistica, però sicuramente il sintomo ci dà già grandi informazioni su quella che è la sede del tumore cerebrale. Distinguiamo una sintomatologia generalizzata da una sintomatologia focale. Questo è importante perché la sintomatologia generalizzata è difficilmente riconducibile a un'ipotesi di tumore cerebrale. Si hanno problematiche di vomito a getto, frequentemente mattutino, di cefalea, alterazioni comportamentali, alterazioni del ritmo sonno-veglia, anoressia, bulimia, disfunzione ipotalamica, torcicollo, rigidità nucale, già diventano, pur rimanendo nell'ambito della sintomatologia generalizzata, rimangono già dei segni che ci orientano maggiormente rispetto al vomito, alla cefalea, alle alterazioni comportamentali o disturbi del sonno. Questo perché? Perché spesso questi bambini, questi ragazzi, hanno un percorso di non diagnosi. È facile per il pediatra a scrivere, ricondurre il vomito, la cefalea, un disagio di tipo psicologico o altre patologie minori. Questo ci tengo a dirlo perché spesso e volentieri quando ci approcciamo con questi bambini dimentichiamo che almeno un terzo di loro, se non di più, sono già passati da uno psicologo prima di andare di approdare alla neurooncologia. Spesso e volentieri, soprattutto negli adolescenti, il problema dell'anoressia, che ha una causa di tipo organica, quindi l'assoluta inappetenza e il deprivarsi via via del cibo, piuttosto che manifestare disturbi comportamentali importanti, agitazione, reattività, iperreattività e irritabilità, vengono ricondotte erroneamente a problematiche appunto di tipo psicologico / psichiatrico. Nel caso di sintomatologia focale, il bambino, il ragazzo, è più fortunato, tra virgolette. Quindi, in caso di epilessia, piuttosto che di alterazioni visive o di franchi problemi motori, quindi il bambino smette di muovere la manina, inizia a camminare male, ad avere disturbi importanti di equilibrio, atassia, cambiamenti evidenti nell'andatura, oppure rigidità della marcia, il cammino sulle punte, inducono il pediatra, il medico, a una diagnosi sicuramente più precoce, così come i deficit dei nervi cranici o la comparsa di disartria. Quindi, quando, come dicevamo, nel caso della sintomatologia focale, più precocemente, nel caso della sintomatologia generalizzata, più tardivamente si arriva a una diagnosi, questa viene effettuata attraverso la TAC, che viene utilizzata per valutare soprattutto le condizioni di emergenza quali idrocefalo, sanguinamenti, raccolte liquorali. Questo è importante perché, come dicevamo prima, nel caso di sintomatologia generalizzata, il bambino magari arriva, la massa cresce, ha questi sintomi aspecifici, per cui arriva a sviluppare idrocefalo, di conseguenza gravi alterazioni dello stato di coscienza, per cui in pronto soccorso il primo esame che viene fatto è la TAC. Un altro esame importante nella diagnosi di tumore cerebrale è la risonanza, che ci permette di avere delle immagini qualitativamente differenti che consentono al neuroradiologo, al neurooncologo già di porre un'ipotetica diagnosi. Quindi la risonanza già permette un inquadramento diagnostico, seppure grossolano, che viene poi confermato dalla biopsia. Viene poi riutilizzata periodicamente per valutare la risposta del trattamento, come il tumore si comporta al trattamento radioterapico o chemioterapico. Risonanza funzionale e la ricostruzione tridimensionale delle immagini della risonanza permettono al chirurgo di essere guidato in maniera
in maniera precisa nell'asportazione della neoplasia, limitando così i possibili danni chirurgici. Dicevamo prima che c'è un grande miglioramento sia nella sopravvivenza, quindi proprio grazie anche a questi strumenti più sviluppati e più precisi, e anche un miglioramento dell'outcome, sempre grazie appunto a queste tecniche di intervento migliorate dall'utilizzo di risonanza funzionale e altri tipi di neuroimmagini. La biopsia, come dicevamo, è un altro step che devono affrontare spesso, nella quasi totalità dei casi, i bambini, perché appunto solo la biopsia permette di determinare, di confermare la diagnosi di patologia che è stata posta con la risonanza. E poi in alcuni casi viene utilizzata la PET per differenziare la progressione della malattia dalla radionecrosi tardiva che può comparire con la radioterapia. Quindi il bambino non sta bene, più o meno precocemente arriva a una diagnosi, per cui viene sottoposto a questo tipo di indagini. Dopodiché è potenzialmente candidato alla chirurgia. La chirurgia non necessariamente primariamente è finalizzata all'asportazione del tumore. Spesso la chirurgia è il primo intervento, ma per permettere la derivazione ventricolare d'urgenza, ovvero per risolvere la sintomatologia dovuta all'idrocefalo. Quindi prima dicevamo, sintomatologia generalizzata, il bambino non sta bene, questa massa cresce nella testolina del bambino del ragazzo e impedisce la circolazione del liquido cefalorachidiano. Questo dà disturbi appunto importanti, quindi molto spesso è prioritario derivare quindi questo flusso, permettere al bambino di risolvere primariamente questa problematica e poi, solo in un secondo momento, raramente in contemporanea, si prevede un intervento poi di asportazione totale, quando possibile ovviamente, o se non altro di riduzione del volume neoplastico. Quindi a volte, come dicevamo, quando il tumore è localizzato in sedi particolarmente critiche, pensiamo appunto al tronco dell'encefalo, questo non è asportabile e grazie a tutte le tecniche che nominavamo prima, il chirurgo ora riesce a intervenire limitando i danni permanenti che andrebbe a lasciare al bambino, che possono diventare poi motivo di insomma, condizionamenti, sintomi invalidanti. Come dicevamo, per neoplasie intraparenchimali profonde e neoplasie intrinseche del tronco dell'encefalo, viene effettuata invece solo una biopsia di tipo diagnostico. E quindi queste patologie oncologiche lì localizzate vengono trattate solo con radioterapia e chemioterapia. I protocolli poi di trattamento, appunto, come dicevamo, a seconda del tipo di istologia, differenziati in base alla differente eziologia e anche in base all'età del bambino, possono prevedere chemioterapia e o radioterapia. Quindi o l'una o l'altra o insieme. Anche i tempi, la successione nel tempo di queste modalità di intervento, anche questa è differenziata in base all'istologia. Dicevamo in base all'età del bambino perché ad esempio ora sappiamo che la radioterapia viene più tardivamente utilizzata, minori sono i danni residui per il bambino. Al contrario, se il bambino viene irradiato in fasce di età particolarmente precoci, riporta poi dei danni permanenti più importanti, più gravosi. Arriviamo ora al dunque, quindi questa parentesi per farvi capire, questo è il percorso di cura a cui questi bambini vengono sottoposti. E dicevamo quindi nell'outcome, nel quadro degli esiti, giocano un ruolo particolarmente importante gli aspetti cognitivi e neuropsicologici. Quindi abbiamo visto interessamento cerebrale per cui non ho solo una malattia oncologica, ma con il tumore acquisisco anche un grado più o meno esteso di disabilità. E questa disabilità non è solo costituita
dalle problematiche di tipo motorio, di tipo sensoriale, oppure da problematiche di tipo del linguaggio, ma sempre più attenzione è stata data negli ultimi decenni alle sequele, le conseguenze dal punto di vista intellettivo e neuropsicologico. I primi studi, dei primi anni 80 e 90, avevano iniziato ad evidenziare delle problematiche del livello cognitivo e di conseguenza degli apprendimenti scolastici in questa tipologia di pazienti. Quindi si iniziavano a studiare le sequele da questo punto di vista con la somministrazione di scale di livello, di scale di livello intellettivo e con la valutazione appunto dei risultati di tipo scolastico, con la presenza o meno di difficoltà legate all'apprendimento nella lettoscrittura o del calcolo. Presto si sono realizzati studi che prevedevano anche la somministrazione di test neuropsicologici, quindi alcune addirittura di batterie neuropsicologiche complete, che hanno iniziato a evidenziare la presenza di deficit di memoria, di deficit di attenzione e di concentrazione, di deficit di problemi nella velocità, problemi di rallentamento nella velocità di elaborazione ed esecutiva e di problematiche di tipo visuo-percettivo oltre che di linguaggio. Studi successivi hanno iniziato proprio a fare ancora più chiarezza, hanno iniziato a differenziarsi degli studi che valutavano proprio il declino del quoziente intellettivo in questi pazienti. E si parla di declino perché, come vedremo, in una fase iniziale si può non rilevare una compromissione del quoziente intellettivo, ma col tempo questo può andare a scemare, condizionato appunto dall'insorgenza di problemi neuropsicologici più specifici, più fini, che vanno poi a compromettere un adeguato sviluppo dell'intelligenza generale. Quindi gli studi successivi iniziano a parlare in maniera differenziata di declino del quoziente intellettivo, di problemi della working memory, di problemi di apprendimento e memoria. Io vi ho riportato solo le ricerche, come dire, più alcune, le più importanti o quelle che comunque insomma hanno segnato di più il percorso degli studi in ambito cognitivo neuropsicologico. Gli studi sono ovviamente tantissimi. Dicevamo poi deficit attentivi e le capacità logico, in particolare logico-matematiche. Ovviamente potete ben immaginare che in questi 40 anni, insomma, come dicevamo, studi ne sono stati fatti molti. Li possiamo sintetizzare tutti in questa slide. Indubbiamente il paziente con tumore cerebrale è candidato a sviluppare dei problemi, poi come dicevamo, a seconda delle terapie, a seconda della sede, in ognuno di questi ambiti. Quindi questi sono gli ambiti tipicamente più condizionati da una storia di tumore cerebrale. Come dicevamo, appunto, attenzione, working memory, memoria di lavoro, memoria, la percezione visospaziale, linguaggio, la pianificazione e l'organizzazione, quindi le funzioni esecutive, la velocità non solo esecutiva ma anche proprio di elaborazione e di conseguenza gli apprendimenti formali, quindi la scrittura, la lettura, il calcolo. Vi ho aggiunto il comportamento perché appunto, come vi accennavo prima, a differenza delle altre patologie oncologiche dell'età pediatrica, nel tumore cerebrale alcuni problemi comportamentali o psicologici più di tipo emotivo possono anche essere direttamente riconducibili a una lesione cerebrale. Cosa vuol dire? Che se io ho una localizzazione di tipo frontale avrò degli atteggiamenti, dei comportamenti disfunzionali proprio dovuti alla lesione organica. E quindi nel caso del tumore cerebrale ci possono essere dei casi in cui le difficoltà emotive o comportamentali non sono reattive alla malattia. Possiamo immaginare un bambino, un ragazzo, magari anche precocemente, comunque a lungo ospedalizzato, allontanato dal suo ambiente, dalle sue amicizie, dalla sua routine, sviluppa tutta una serie di manifestazioni del proprio disagio psicologico che possono,
essere appunto manifestazioni di tipo aggressivo, reattività, ansia, depressione, dopo le vedremo. Nel caso del tumore cerebrale, spesso le due cose, le due componenti si sovrappongono, quindi la parte organica e la parte più strettamente psicologica. La nostra esperienza clinica, vi ho riportato qui, giusto da far scorrere, 3 slide su tutti gli studi che abbiamo condotto con l'Istituto, con l'oncologia pediatrica dell'Istituto dei Tumori e l'Istituto Scientifico Eugenio Medea, l'altra struttura per cui lavoro, in cui mi occupo della riabilitazione di questi bambini. E tutti questi studi ci hanno permesso di arrivare a dire questo. Quello che è il denominatore comune, quello che più o meno viene sempre compromesso in tutti i tumori cerebrali, è la capacità di attenzione, quindi attenzione sostenuta, e poi in tutte le sue sottocomponenti, quindi l'attenzione, quindi pensiamo all'attenzione selettiva, allo shifting attentivo, e poi problemi importanti della memoria di lavoro e, come dicevamo, della velocità di elaborazione. Questi core symptoms, che intendiamo appunto come denominatore comune, vanno poi, come dicevamo prima, a condizionare lo sviluppo successivo. Quindi vanno poi a determinare nel tempo, anche laddove non è immediatamente condizionato il quoziente intellettivo, si può verificare del motivo per cui questi bambini, questi ragazzi, vanno monitorati nel tempo, rivalutati periodicamente, si va a verificare un abbassamento del quoziente intellettivo. In cosa si traducono poi quindi questi deficit neuropsicologici così specifici? Anche in un fallimento di tipo scolastico, comunque se non fallimento in grosse difficoltà, in grossi problemi del rendimento scolastico e a loro volta in problemi relazionali e sociali. Relazionali e sociali, facciamo questa distinzione. Relazionali perché spesso, questo è un filone di ricerca molto recente, a causa delle difficoltà neuropsicologiche, pensiamo alle funzioni esecutive piuttosto che alla working memory, alla velocità di processamento delle informazioni, il bambino e il ragazzo riportano anche difficoltà a cavallo tra il neuropsicologico e lo psicologico, ovvero ad esempio pensiamo al decentramento cognitivo ed emotivo, alla capacità del bambino, del ragazzo, di mettersi nei panni dell'altro, di interpretare correttamente delle situazioni interpersonali, di capire la metafora, di capire l'ironia, di comprendere, ripeto, delle situazioni particolarmente articolate che richiedono l'integrazione, l'inferenza, capacità che spesso vengono condizionate dal tumore cerebrale. E poi problemi sociali, quindi di integrazione, di inserimento dal punto di vista sociale. Ovviamente il bambino che ha più difficoltà di tipo relazionale, che ha più difficoltà di tipo legate all'apprendimento, di tipo scolastico, svilupperà poi più probabilmente un minor livello di integrazione all'interno del gruppo classe e poi in tutti i contesti sociali con cui verrà a trovarsi nel corso del suo sviluppo, quindi anche poi quando diventerà un giovane adulto inserito nel mondo del lavoro, sappiamo che a causa di queste difficoltà cognitive hanno percorsi scolastici più accidentati e di conseguenza minori probabilità di inserimento e realizzazione nel mondo del lavoro. I fattori di rischio possiamo raggrupparli in 5 categorie. I fattori di rischio per l'insorgenza di questi problemi cognitivi neuropsicologici, come dicevamo, tipo di tumore, quindi a seconda della biologia, dell'istologia del tumore, il tipo di trattamenti più o meno invasivi, con più o meno effetti collaterali, e la localizzazione, dicevamo prima, sovratentoriale e sottotentoriale. Ovviamente nel caso dei tumori sottotentoriali, che vengono anche detti, magari ne sentirete parlare in un'altra maniera, tumori della fossa cranica posteriore, danno problematiche più legate alla,
ad aspetti funzionali, quindi pensiamo alla disartria, a problemi di tipo motorio, mentre al contrario i tumori sovratentoriali più frequentemente comportano deficit neuropsicologici specifici, ma anche questi, abbiamo detto, possono poi andare a tradursi in una compromissione più generale. Le tipologie di trattamento, per cui quello che vediamo è che la chirurgia stessa, soprattutto una volta, quando non era guidata da quelle tecniche che abbiamo visto, faceva grandi danni ed era responsabile di quadri di grave compromissione cognitiva e neuropsicologica. Adesso i progressi sicuramente della neurochirurgia si sono tradotti in una minor frequenza di questi quadri di compromissione così grave. Sappiamo che anche la radioterapia può fare grandi danni, può provocare radionecrosi, quindi è un meccanismo neuropatologico di tipo vascolare che comporta importanti alterazioni cognitive che possono comparire in genere da 1 anno a 3 anni dopo la fine delle terapie. E abbiamo, come accennavamo prima, ha un effetto particolarmente distruttivo in bambini di età inferiore ai 3 anni, quindi bambini molto piccoli. Motivo per cui, appunto, dicevamo che i protocolli sono differenziati in base all'età. E poi abbiamo anche la chemioterapia. Anche la chemioterapia può determinare lesioni diffuse multifocali della sostanza bianca, problemi di demielinizzazione, leuconcefalopatia, insomma tutta una serie di problemi che possono comportare difficoltà cognitive neuropsicologiche. L'età, la diagnosi, questo è un altro fattore di rischio importante. Ovviamente più il bambino è piccolo, più le sequele, le conseguenze dal punto di vista cognitivo, neuropsicologiche, psicologico saranno gravi e generali. Questo perché nel bambino, come potete facilmente intuire, ancora non sono state sviluppate le funzioni basiche, quindi tutte quelle funzioni che costituiscono un pochino i precursori, le condizioni necessarie a ogni ulteriore sviluppo. Quindi ai danni immediati del brain tumor, del tumore cerebrale, si aggiungono poi i danni a lungo termine. Ovvero, quindi il tumore e le terapie vanno a interrompere il normale sviluppo strutturale, quindi il cervello che ancora si sta sviluppando, oltre che funzionale, quindi tutte quelle acquisizioni. E quindi questo appunto ha un effetto a cascata nel tempo. Quindi più il bambino, più il paziente vicino all'età adolescenziale, all'età adulta, dal punto di vista clinico è esposto a un minor rischio di problemi cognitivi neuropsicologici o comunque a un rischio di riportare problemi, ovviamente sempre compatibilmente con la diagnosi, più specifici. Poi dicevamo, vedo qui un errore, sono il 4 e il 5, ma è rimasto un 3, abbiamo anche come fattore di rischio la presenza di idrocefalo. Come dicevamo all'inizio, quindi, nel caso di sintomatologia generalizzata c'è l'ostruzione, no, del flusso liquorale, per cui si ha idrocefalo. Questo idrocefalo, specie se non si interviene tempestivamente, se non diagnosticato precocemente, va a danneggiare il cervello in maniera molto generale. E infine le limitazioni sensoriali e motorie. Su quest'ultimo fattore di rischio c'è un po' più di dibattito, nel senso che quello che vediamo è che ci sono nell'esperienza clinica, insomma, vediamo ci sono situazioni di grave compromissione motoria, grave compromissione sensoriale, quindi il bambino col tumore del chiasma ottico che rimane gravemente ipovedente, se non addirittura cieco, che comunque proseguono in uno sviluppo cognitivo abbastanza regolare perché adeguatamente stimolati e quant'altro. Secondo alcuni studi, in realtà le limitazioni sensoriali e quelle motorie precluderebbero delle esperienze, quindi pensiamo a una normale scolarizzazione piuttosto che esperienze, come dire, ecologiche che contribuiscono, che vanno a contribuire allo sviluppo cognitivo del bambino. Gli aspetti psicologici, quindi abbiamo visto bambini
con un percorso diagnostico faticoso, con una storia di terapie molto più complessa e articolata rispetto a un bambino, con un ragazzo con la leucemia, un quadro di esiti importante, quindi un quadro più o meno importante di condizionamenti dal punto di vista funzionale e cognitivo, e poi, come dire, tutta una serie di conseguenze dal punto di vista psicologico. Vediamo un pochino quali sono. E soprattutto perché è importante dedicare spazio a questi aspetti, che sono stati solo recentemente in maniera più importante presi in considerazione dalla ricerca. Abbiamo detto che l'oncologia pediatrica si è posta l'obiettivo di come dire, aumentare la percentuale di sopravvivenza alla malattia oncologica, quindi di permettere a un sempre maggior numero di bambini con malattia oncologica di diventare grande. Ovviamente, come vi mostravo in quella slide in cui c'era quella bilancia, dall'altra parte di ridurre gli esiti, quindi le conseguenze, gli strascichi della malattia oncologica nella loro vita adulta. In questa nuova ottica ovviamente ha acquistato particolare importanza lo studio delle conseguenze della malattia oncologica a livello psicologico, non solo a breve ma soprattutto a lungo termine. A questo mi riferivo quando dicevo che la ricerca solo recentemente ha iniziato a dedicarsi alle sequele a lungo termine, quindi prima si studiava la psicologia del bambino con malattia oncologica nell'immediato, quindi nell'iter, il trauma e quanto accade come dire, nel percorso di ospedalizzazione e strettamento oncologico. È diventato via via più evidente a chi come me da anni e anni si occupa di questa tipologia di bambini capire come prevenire il cronicizzarsi di determinate difficoltà, il persistere di determinate difficoltà nell'età adulta. Quindi noi sappiamo che un'esperienza traumatica ci segna e ci segna poi nello sviluppo successivo. La psiconcologia quindi ha assunto recentemente un ruolo davvero centrale. Quindi i pazienti, come dicevamo, sono in via di sviluppo e le conseguenze dei trattamenti sono fattori che fortemente condizionano la qualità di vita di un bambino. Parlavamo prima della malattia oncologica in età pediatrica in generale. Si tratta, importante questo, pensare che nella maggior parte dei casi, ovviamente non in tutti, ma nella maggior parte, il bambino che arriva in oncologia pediatrica è un bambino psicologicamente sano, così come lo sono le loro famiglie. Quindi non è una sofferenza intrapsichica, ma è legata a un evento esterno. Quindi stiamo parlando e parleremo di problematiche psicologiche reattive. Ok? È importante questo, ed è per questo il motivo per cui si parla di psiconcologia e non di psicologia. Però ci sono delle reazioni che sono tipiche, fisiologiche, che guai se non ci fossero, anche se apparentemente patologiche di fronte a una diagnosi, di fronte all'ospedalizzazione, di fronte all'invasività delle cure. Questo è un concetto da tenere bene a mente. E quindi anche l'intervento di tipo psicologico, l'inquadramento diagnostico di tipo psicologico e il successivo intervento devono tener conto di questo, del fatto che si tratti di problematiche psicologiche reattive. Reattive, quindi il bambino reagisce. Il bambino reagisce alla malattia oncologica e per questo si parla di problemi di adattamento psicologico nel bambino con la malattia oncologica e non di problemi psicologici, cioè è più preciso parlare di problemi nell'adattamento alla malattia oncologica. Sappiamo che anche bambini in totale equilibrio, famiglie in totale equilibrio, senza storie particolari, che non hanno mai dunque manifestato in precedenza particolari difficoltà, anche in situazioni critiche, di stress, pensiamo trasferimenti piuttosto che separazioni, possono vivere un forte disagio psicologico e sviluppare problemi di adattamento, come dicevo. Quindi cos'è l'adattamento psicologico? È la capacità di adottare, utilizzare delle conoscenze, delle strategie, degli strumenti adeguati ed efficaci per gestire e fronteggiare una situazione critica o problematica, quale può essere quella della malattia, dell'ospedalizzazione, delle terapie.
La malattia oncologica rappresenta inevitabilmente un evento fortemente stressante, non c'è un modo migliore di viverla, anche le situazioni più dal punto di vista oncologico più semplici, con i protocolli di cura più rassicuranti, con la prognosi migliore, con i tempi più contenuti, comunque è uno stravolgimento importante, è un evento fortemente stressante per un bambino e per la sua famiglia, perché comunque il bambino deve fronteggiare il dolore, i cambiamenti dell'aspetto fisico, delle restrizioni o delle limitazioni della propria autonomia, un cambiamento della propria quotidianità, ripeto, per tempi più o meno prolungati, comunque l'ospedalizzazione, l'allontanamento da figure e ambienti affettivamente importanti e l'inserimento in una realtà sconosciuta. Quindi il bambino fronteggia anche, appunto, come dicevamo, un bambino che non ha mai avuto occasione di farlo, impara a conoscere davvero la paura. Ok, parliamo di ospedalizzazione, allontanamento da figure, ambienti affettivamente importanti e realtà sconosciute. Uno dice, caspita, questo accade perché a differenza di altre patologie, no? Pensiamo a un bambino con il diabete, si è malato di diabete a Lucca, all'ospedale di Lucca, in pediatria, piuttosto, insomma, verrà preso in carico. Cosa accade per i tumori cerebrali? Per i tumori in generale ci sono dei centri, tumori in generale dell'età pediatrica, ci sono dei centri dedicati, ok. Per i tumori cerebrali, in maniera ancora più definita, c'è proprio, come dire, un passaggio quasi automatico a quei due o tre ospedali sul territorio italiano, tra cui uno, il nostro, l'oncologia pediatrica dei tumori di Milano, dove vengono sottoposti a dei protocolli, come vi dicevo all'inizio, studiati, condivisi dal punto di vista internazionale, nazionale e internazionale. Quindi, difficilmente un bambino riesce a essere curato vicino casa, a mantenere una continuità con la scuola, con i fratelli, le sorelle, con l'altro genitore che spesso, come dire, deve rimanere per occuparsi della restante parte della famiglia. Quindi questo è un aspetto non trascurabile quando si parla di malattia oncologica a differenza di altre patologie dell'età pediatrica. Quindi dicevamo che in questo primo periodo, coincidente con la diagnosi e con l'inizio del percorso di cura, il bambino reagisce ai cambiamenti imposti sulla sua quotidianità, esprimendo il disagio in diversi modi. E questo è, tra virgolette, appunto normale. Può esprimere questo disagio in diversi modi. Quindi, anche qui, ragionando un pochino per categorie, sviluppando due macro categorie di problemi: problematiche di internalizzazione del disagio psicologico e problematiche di esternalizzazione del disagio psicologico. Quindi abbiamo bambino che si passivizza, che quindi poi vedremo regredisce, che quindi diventa particolarmente dipendente, pauroso, spaventato e quando piange e ha manifestazioni appunto più di tipo internalizzante e problemi più di tipo esternalizzante, ovvero manifesta opposizione, reattività, classico bambino che picchia l'infermiera, che cerca di fargli il prelievo, che si oppone, diventa capriccioso, picchia la mamma che viene vista come quella che non lo protegge, da tutta una serie di procedure di cui non si spiega il significato e il senso. Appunto, ecco, qua le esemplificavo meglio, quindi internalizzazione, regressione del bambino, aumento degli atteggiamenti di dipendenza, l'intensificarsi generalizzato delle paure, atteggiamenti di chiusura, ritiro relazionali. Ci sono bambini che non parlano con nessuno, sviluppano quasi delle forme di mutismo elettivo, con nessun infermiere, con nessun medico che entra in stanza, problematiche più di tipo ansioso-depressivo, quindi il bambino che è molto agitato, che piange spesso, già più grande, quindi per sviluppare problematiche definibilitali, no? Di tipo ansioso piuttosto che del tono dell'umore. E poi dicevamo di esternalizzazione. Allora, le problematiche di esternalizzazione si manifestano soprattutto nell'età più precoci, quindi nel bambino molto piccolo, che è il bambino che appunto, come prima vi facevo l'esempio, che picchia l'infermiera che vuole fargli il prelievo, che picchia la mamma, che picchia il medico, che dice parolacce, che si oppone, che scappa quando può, oppure
nelle fasce d'età adolescenziali, ovviamente modulate in maniera differente, però si rilevano problematiche di irritabilità, reattività, oppositività, ostilità, aggressività verbale e fisica, anche nell'adolescente. Quindi dicevamo che sono reazioni fisiologiche, quindi abbiamo detto il disagio psicologico è inevitabile, non può non esserci ed è fisiologico reagire in una maniera o in un'altra. Cosa è importante fare? Innanzitutto ascoltare, perché comunque accogliere e ascoltare questa espressione di disagio senza patologizzarla e poi monitorarla nel tempo, monitorare il quadro psicologico del bambino nel tempo, fin dalla diagnosi, in ogni successivo momento del percorso di cura, per come dire, intervenire tempestivamente con un sostegno psicologico che evita lo strutturarsi di problemi più gravosi. Quindi io ho una reazione iniziale che devo legittimare, ok? Ma so che queste reazioni in un terzo dei pazienti si trasformano, si cronicizzano e si strutturano in veri e propri problemi psicologici e comportamentali. Quindi al di là della fase immediatamente diagnostica, oppure come dire, nella fase acuta, no, all'inizio delle terapie, queste devo monitorare queste reazioni, queste devono andare a come dire, a ridimensionarsi spontaneamente. Qualora questo non accada, allora posso iniziare a parlare di problemi psicologici e comportamentali. Parlavamo delle cose, dei fattori che portano il bambino a sviluppare questi problemi. Il dolore, no? Il dolore, dal dolore del prelievo, il dolore fisico dovuto proprio alla malattia, al dolore da postura della neurochirurgia, il dolore in generale porta il bambino a sviluppare nel tempo un vissuto di impotenza, di vulnerabilità, un generalizzato atteggiamento passivo. Quindi a un certo punto il bambino si passivizza e non reagisce più. Questo è un grandissimo campanello d'allarme, come dicevo, non solo in un primo momento determinate reazioni sono legittime, sono sane, deve preoccuparci di più il bambino che non reagisce più al dolore. I cambiamenti dell'aspetto fisico, ovviamente al di là del fatto che tutte le patologie oncologiche, no? La chemioterapia spesso comporta l'alopecia, comporta un dimagrimento importante, quindi proprio una devastazione dal punto di vista fisico. Inoltre, nel caso dei tumori cerebrali, dove c'è stata una chirurgia, quindi nella maggior parte dei casi, ci sono delle cicatrici visibili, c'è la testa rasata perché venga effettuato l'intervento, ci sono delle problematiche abbastanza visibili, pensiamo ai tumori del chiasma ottico, l'occhietto, lo strabismo, piuttosto che lo sguardo divergente, piuttosto che l'emiparesi facciale, la bocchina storta, la mimica facciale alterata e quant'altro. E quindi questo spesso nel tempo comporta lo strutturarsi di vissuti di diversità, di vergogna, che a loro volta diventano un motivo di difficoltà nel rapporto con i coetanei, addirittura di allontanamento da parte di questi ultimi, e possono nel tempo determinare proprio problemi relazionali e sociali. Quindi problemi relazionali, perché meno io ho esperienza di tipo relazionale, più ridotte sono le mie occasioni di socializzazione, meno sviluppo la mia competenza relazionale e sociale, meno sono poi integrato, no, nel tessuto sociale, appunto, nella rete dei coetanei. Poi abbiamo, come dicevamo, restrizioni e limitazioni dell'autonomia. Allora, nella condizione di malattia c'è sempre una dipendenza forzata dall'altro, dal genitore, cioè si crea inevitabilmente una condizione di dipendenza. Nel caso del tumore cerebrale, come dicevamo, questa è ancora più amplificata proprio dalle limitazioni funzionali, no? Motorie, pensiamo il bambino che fatica a parlare, a scrivere perché ha
nei miei paresi, piuttosto che appunto a camminare, a muoversi autonomamente, perché magari ha una grave atassia e quindi anche un minimo spostamento in uno spazio noto diventa faticoso. Quindi questo amplifica in maniera esasperata la dipendenza e comporta nel tempo lo strutturarsi di vissuti di incapacità, di non totale capacità, di non totale adeguatezza, e ovviamente questo va a intaccare, no, l'immagine di sé che il bambino proprio in quanto in fase evolutiva sta costruendo. Come dicevamo prima, ora qui mi ripeto perché l'ho già anticipato prima, tutti questi bruschi cambiamenti dovuti al fatto che spesso il luogo delle cure è distante, non è integrabile, le terapie non sono integrabili nella quotidianità proprio perché appunto gli ospedali dedicati sono distanti, comportano cambiamenti nella quotidianità. Inoltre, proprio per il tipo di protocolli di cura a cui sono sottoposti questi bambini, le ospedalizzazioni sono tante, sono ripetute, il percorso di cura può durare più di un anno, quindi c'è questa quotidianità proprio frammentata o addirittura totalmente impedita, questo allontanamento da casa, da famiglia, da scuola, da tutte le figure importanti, e anche questo va a determinare l'amplificazione di vissuti di non padronanza e di, insomma, di esposizione a pericolo, all'ignoto, qualcosa che comunque va a determinare l'insorgenza di problematiche ansiose, di ansie di tipo abbandonico. E poi, come dicevamo prima, le paure. Il bambino si trova costretto ad affrontare le paure, tutte le sue paure, tutte insieme, quindi la distanza da casa, dal papà o dalla mamma, spesso i genitori si alternano, no? Proprio perché questo percorso è molto lungo e faticoso, comunque si trova ad affrontare la paura della morte, che di per sé è estranea al mondo infantile, o almeno nell'età più precoci, per cui comunque impatta con insomma delle riflessioni che inevitabilmente si trova a condividere nel momento in cui si ritrova ricoverato in un reparto di oncologia pediatrica. E anche questo, ovviamente, anche poi tutte le paure, al di là di quello del discorso della paura della morte, vanno a innalzare i livelli di ansia e ad amplificare i tratti ansiosi di un bambino. Quindi, come dicevamo, abbiamo un periodo di diagnosi, di post-diagnosi, che è questo periodo fisiologico di assestamento. Quindi di stress per i bambini e per i genitori, di cui non ci dobbiamo dimenticare, diventa notevole. E quindi si manifestano frequentemente livelli di depressione molto elevati, abbassamento dell'autostima, distorsione del comportamento, tutto quello che abbiamo visto. Poi quello a cui si assiste nella maggior parte dei casi è un periodo di assestamento, nel senso che poi il bambino, i familiari, i genitori familiarizzano, no? Riorganizzano, un po' come ci siamo riorganizzati noi con la pandemia, abbiamo riorganizzato nel giro di 8 mesi la nuova, ora è normale fare lezione così, è normale fare l'aperitivo con gli amici su Zoom, quindi riorganizzano la loro esistenza, hanno, al di là del trauma, dello shock iniziale, anche il fratello, la sorellina che sono a casa si sono adattati, e tutto questo permette, si sono presi provvedimenti di tipo assistenziale, quindi i permessi sul lavoro, la legge 104, è tutto ridefinito, e in questo periodo si osserva una minore incidenza della problematicità dei pazienti e dei familiari dal punto di vista psicologico. Il periodo di fine terapie, il periodo post-terapie, costituisce invece un periodo particolarmente critico, forse il più critico se vogliamo, perché come dicevamo appunto in un momento iniziale c'è una fisiologicità, no, di queste reazioni, e c'è un ambiente predisposto ad accoglierlo. Immaginiamo, di fronte a una diagnosi comunque lo psicologo viene sempre coinvolto e quindi comunque informato ed è una risorsa importante. Con la fine delle terapie il bambino e
i genitori, la famiglia deve ritornare a una normalità. A una normalità che non è più ovviamente quella di prima, non solo perché c'è stata un'esperienza traumatica, ma soprattutto perché il bambino, comunque dicevamo, con il carico di esiti riportati dalla patologia, ha tutta una serie di difficoltà con cui deve imparare a convivere e quindi con cui deve ritornare alla vita di prima e quindi fronteggiando tutta una serie di difficoltà. Il rientro, il reinserimento, la fase del reinserimento sociale costituisce proprio un pochino un banco di prova, perché il bambino che, come dire, ha magari delle difficoltà dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista motorio, ma all'interno della quotidianità ospedaliera ha imparato a conviverci, ad accettarle, nel momento in cui torna nella sua classe, nel suo ambiente e scopre, concretizza quali sono tutte le cose che non può più fare e come gli altri fatichino a riconoscerlo, a vederlo quello di prima, o quanto lui fatichi a ritrovare il suo spazio, il suo ruolo all'interno delle dinamiche di gruppo coi pari, è un momento particolarmente critico. Quindi dicevamo, quelle difficoltà di adattamento vanno a cronicizzarsi in tutti quei vissuti, ansia, abbiamo visto prima uno per uno, inadeguatezza, non padronanza, paura, esposizione a pericolo, vulnerabilità, mantenuti nel tempo, possono andare a cronicizzarsi e a strutturarsi in veri e propri problemi psicologici e comportamentali di tipo ansioso-depressivo, quindi problemi dell'autostima, di introversione. È un problema molto 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 frequente poi quello del ritiro sociale, si parla già molto del ritiro sociale degli adolescenti adesso, immaginiamo quanto questo problema sia ancora più marcato in questa tipologia di pazienti. Problemi di passività, problemi di tipo relazionale e poi meno frequentemente distorsioni comportamentali, disturbi della condotta o comunque sul versante dell'esternalizzazione. Dicevamo che tutti questi problemi di internalizzazione danno problemi di tipo sociale, quindi problemi di tipo relazionale, mi sperimento meno, ho meno competenze per sperimentarmi nella relazione con l'altro e a questo consegue poi nel tempo un minore livello di inserimento, di integrazione dal punto di vista sociale. Anche qui, come vi dicevo, abbiamo una specificità rispetto alle altre cerebrolesioni acquisite, pensiamo a un bambino con trauma cranico, con una meningite o altro, o alla malattia oncologica di altro tipo. Perché? Perché appunto abbiamo una reazione psicologica ad una differente storia di malattia, come dicevamo, malattia oncologica e disabilità. Quindi ho, come nelle cerebrolesioni acquisite di altro tipo, dei quadri clinici e funzionali molto complessi. Quindi non ci vedo bene, ho la diplopia, devo tappare l'occhio se non vedo doppio, lo strabismo si vede e quindi mi prendono in giro e poi cammino male, non posso più fare questo sport, quest'altro sport, perché motoriamente impacciato, perché al contrario mi hanno lasciato la derivazione ventricolare permanente per cui non posso prendere colpi e quant'altro. Poi devo fare, a differenza delle altre cerebrolesioni acquisite, valutazioni, come dire, oncologiche, follow-up, che mi costringono a rimanere ammalato, no? Nel senso, mentalmente, psicologicamente, non mi libero, non chiudo un capitolo, è un capitolo che non si chiude mai, rimane aperto, follow-up. E poi, a differenza delle altre malattie oncologiche, trattamenti riabilitativi, perché devo andare dal logopedista per una vita, dalla fisioterapista per una vita, dal neuropsicologo per una vita e quant'altro. Quindi tutto questo va a creare proprio un carico dal punto di vista psicologico che rende il tumore cerebrale molto molto peculiare. Dicevamo, questo anche ve l'ho già detto, io mi anticipo sempre quando parlo, mi dimentico che poi la slide l'ho messa dopo, che appunto nel caso del tumore cerebrale dobbiamo considerare che spesso e volentieri c'è anche proprio un interessamento cerebrale che mi comporta delle manifestazioni di tipo psicologico o comportamentale. Allora, quali fattori influenzano l'insorgenza di problemi di adattamento, il loro mantenersi nel tempo e il loro strutturarsi in veri e propri problemi psicologici e comportamentali?
Allora, sappiamo che abbiamo un'eziologia multifattoriale. Cosa vuol dire? Ad A non consegue B in psicologia, l'avrete già imparato, immagino, non funziona, non è tutto così semplice. Sono tanti i fattori che, come dire, si sovrappongono, che influenzandosi reciprocamente vanno a determinare una problematica di tipo psicologico. Allora, anche in questo caso l'età dell'insorgenza della malattia, perché come abbiamo detto, l'età, la diagnosi e la fase dello sviluppo sono due aspetti particolarmente importanti. Ad ogni fascia d'età corrispondono dei compiti evolutivi specifici, quindi ci sono determinate fasce d'età in cui il paziente è più fragile, ok? Comunque vive in maniera particolarmente negativa un determinato stressor ambientale, intendo. Ad esempio, pensiamo alla perdita dell'autonomia, dell'indipendenza di cui parlavamo prima. Per il bambino è uno molto piccolo, è uno stressor minore, per l'adolescente, il preadolescente e l'adolescente è sicuramente più condizionante. Quindi più probabilmente, qualora tanto più questa limitazione dell'autonomia, dell'indipendenza è importante, tanto più lo esporrà a un rischio di sviluppare un problema di tipo psicologico. E poi, come dicevamo prima, l'età, proprio perché va a interrompere il normale sviluppo. Quindi inevitabilmente c'è un rallentamento o un'interruzione addirittura totale. Poi abbiamo fattori familiari e sociali, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente a seconda della famiglia, allora si dice che in oncologia pediatrica che non si ammala solo il bambino, si ammala la famiglia, e questo è vero, è indiscusso. Quindi a seconda di come la famiglia funzionava precedentemente alla malattia e di come la famiglia reagisce alla malattia, aumenta la probabilità che il bambino sviluppi dei problemi psicologici o meno. Quindi la qualità delle relazioni familiari, i livelli di coesione interna, la capacità di risolvere i problemi, la capacità di adattarsi, quindi la flessibilità, lo stile comunicativo intrafamiliare, la capacità di comunicare, questo vedremo è importantissimo. Questi aspetti costituiscono proprio un modello per il bambino. Il bambino è esposto al modello familiare e reagisce di conseguenza. Anche qui intuitivo pensare che se la famiglia si impanica, il papà minaccia di ammazzarsi perché non può tollerare l'idea che il bambino si sia ammalato, la mamma piange tutto il tempo di fronte al bambino, è chiaro che il bambino è esposto a dei modelli non funzionali, non adattivi, per cui aumenta la probabilità che sviluppi dei problemi psicologici a lungo termine. Il livello socio-economico, ahimè, non possiamo nasconderci dietro un filo d'erba, sicuramente per tante famiglie il problema è dover smettere di lavorare, o comunque la malattia comporta delle spese anche di spostamento, perché come dicevamo prima i centri oncologici pediatrici sono spesso nella maggior parte dei casi distanti, incompatibili quindi col proseguimento di quella che è la propria routine. E poi il sistema di supporto a disposizione del bambino e della sua famiglia, la presenza di una rete più o meno ricca di familiari, amici, della comunità di appartenenza, questo è importante proprio perché, come dire, ci sono situazioni di isolamento sociale, lo vediamo tantissimo come fattore interferente, ad esempio negli stranieri che non hanno nessuno. Quindi oltre al discorso socio-economico, culturale ed economico, c'è anche proprio la mancanza di un sistema di supporto che è un aiuto davvero concreto. E poi una cosa a cui mi sono dedicata particolarmente, su cui ancora non sono riuscita a pubblicare niente perché insomma non è di grande interesse, ma una tematica che a me sta molto al cuore, la presenza di fratelli e sorelle. È un fattore prognostico protettivo, la presenza di fratelli e di sorelle. Poi i fratelli e le sorelle riportano tutta una serie di problematicità, di criticità dal punto di vista psicologico, però sicuramente per il bambino, il ragazzo ammalato, la presenza di fratelli e di sorelle è un fattore protettivo importante. Dicevamo, rispetto ai fattori familiari e sociali, parlavamo delle reazioni psicologiche dei genitori,
Lo stesso, allora, noi difficilmente possiamo andare a intervenire, vi porto un attimo indietro sulla slide di prima, su quello che era la famiglia prima, su quale fosse la qualità delle relazioni familiari, se c'è una coppia di genitori separati e si fanno la guerra, di conseguenza si fanno la guerra anche sul bambino ammalato e su come curarlo e chi deve curarlo, su quella che è la loro capacità di fronteggiare, su quelle che sono le loro strategie di coping, nella gestione dei problemi, delle criticità, degli stress, dei life events negativi, ma possiamo andare a lavorare su quelli che sono, su quella che è la gestione del bambino, perché spesso e volentieri cosa succede? Di fronte alla malattia il genitore sviluppa degli atteggiamenti, uno stile educativo connotato proprio da marcata iperprotezione, quindi questa tendenza all'iperprotezionismo del bambino, quindi a evitargli ogni forma di mortificazione, di frustrazione, nel sostituirsi al bambino, nell'anticiparlo, quelli che sono i suoi bisogni, nell'essere eccessivamente permissivo. Questo va a modificare le dinamiche familiari in maniera importante, perché vi posso garantire che in più di 20 anni che faccio questo lavoro, tanto del mio tempo lo passo con genitori che litigano perché la mamma che è in ospedale con il bambino gli lascia il cellulare tutto il tempo, gli fa fare qualsiasi cosa, si fa picchiare, gli fa mangiare tutto quello che vuole, l'importante è che mangi perché sta facendo la chemio, deve mangiare, tutta una serie di cose che vanno a scontrarsi, già tra genitori ci si scontra, no? In questo momento che vanno a scontrare delle scelte educative che vanno a scontrarsi con quelle dell'altro genitore o della restante parte della famiglia, che va a cambiare in maniera importante le dinamiche familiari. Poi, se vogliamo fare gli psicologi un po' più fini, spesso questi diventano proprio, come dire, dei conflitti che costituiscono uno sfogo importante di tutto, una serie di frustrazioni e rabbie accumulate comportate dalla malattia. Le caratteristiche psicologiche premorbose del bambino, anche qui ovviamente sappiamo che c'è il bambino che ha un temperamento più vivace, più sanguigno, più loquace, il bambino più loquace che quindi ha già un'autostima molto forte, per cui diventa meno impattante la cicatrice, l'alopecia, il tutorino per la mano, piuttosto che la competenza sociale. Quindi ovviamente un bambino che già da prima era molto inibito farà più fatica poi a reinserirsi con tutta una serie di difficoltà residue. Quindi, e anche appunto le abilità cognitive, perché appunto parliamo anche di intelligenza, e per finire la storia di vita precedente. Quindi ovviamente questo è importante. Qual è il trascorso, qual è la storia di questo bambino che magari ha già vissuto, che ne so, dei lutti piuttosto che delle esperienze fortemente traumatiche, delle separazioni o altro. Dicevamo poi dei fattori più strettamente legati alla patologia possono incidere, ovviamente l'andamento, la gravità della malattia. Ovvio che se io vengo operato, viene asportata tutta la massa, mi fanno una chemio giusto per essere sicuri che la massa non si riformi, ma mi fanno giusto 6 cicli, quindi mi fanno anche stare particolarmente, non mi fanno stare particolarmente male, ok, ovviamente è un conto. Al contrario, se alle terapie l'asportazione non è totale, è un residuo che deve essere trattato con chemioterapia e radioterapia, devo fare dei protocolli più lunghi e più potenti, per cui mi fanno stare peggio, per cui ho una prognosi peggiore, una maggiore probabilità di ricadute, anche se i genitori e i medici non me lo dicono, come vedremo, io questo più o meno nell'area lo sento. Oppure, come dicevamo, la visibilità dei condizionamenti dell'aspetto fisico, quindi se si vede o non si vede, ci sono bambini che non diremmo mai che sono stati operati, una volta ricresciuti i capelli, che non hanno problematiche appunto di tipo funzionale, estetico, residue, e quindi ovviamente tutto questo impatta, condiziona, determina l'insorgenza o meno di problemi psicologici a lungo termine. Dicevamo anche che dipende dai trattamenti farmacologici e oncologici, perché ad esempio la chemioterapia
La radioterapia, come dicevamo, può dare dei problemi proprio di radionecrosi e quindi anche più, come dire, duraturi, permanenti. La chemioterapia può dare dei problemi attentivi importanti, magari non per, in maniera permanente, però può comunque comportare delle difficoltà grosse già, come dire, durante lo svolgimento delle terapie. Gli steroidi, il corticosteroide, quindi il cortisone, che spesso viene somministrato a questi bambini, trattamenti di lunga durata con gli steroidi possono provocare, oltre che deficit neuropsicologici, anche particolare reattività e quant'altro, problemi del tono dell'umore, problemi comportamentali, in alcuni casi addirittura psicosi. E poi, dicevamo, accennavo all'inizio, il deficit nella produzione dell'ormone della crescita, quindi la terapia che dà sicuramente costringe alla sperimentazione quotidiana del dolore fisico, quindi si crea poi il problema di aderenza, di motivazione alle terapie, questi bambini che devono essere istruiti a somministrarsi, a farsi la punturina, che se la devono ricordare, non se la devono dimenticare e quant'altro. Quando c'è un deficit di produzione di GH, sappiamo che ci sono c'è un rischio sfumatamente maggiore di sviluppare problemi psicologici, non solo perché il bambino, come dire, proprio per statura è più piccolo e più esile e quindi è ancora, questo rende ancora più visibile la sua storia di malattia, ma perché l'iniezione quotidiana, la terapia sostitutiva quotidiana è proprio un non chiudere mai il capitolo malattia. E quindi è una permanenza della malattia nella quotidianità del bambino. Dicevamo poi, a seconda dei problemi cognitivi neuropsicologici, questi li abbiamo visti dettagliatamente prima, vi dico solo che in uno degli studi che abbiamo fatto abbiamo proprio indagato la correlazione tra la presenza di problemi cognitivi e problemi psicologici e ovviamente questi sono molto associati perché non si tratta di quadri di ritardo mentale congenito grave, ok? Sono difficoltà neuropsicologiche che si traducono in difficoltà degli apprendimenti, poi magari in un abbassamento del QI che magari rimane anche ai limiti inferiori della normalità o comunque in una fascia borderline, per cui il bambino, il ragazzo ha l'intelligenza che gli permette di capire che ci sono delle difficoltà, di non essere come prima, di non essere come gli altri, e questo ovviamente è un'importante causa di disagio psicologico, di problematiche di tipo ansioso piuttosto che depressivo. Su questo sorvolerei. Adesso c'è un'ultima parte sulla comunicazione riguardo alla malattia, che è un argomento a cui mi sono particolarmente dedicata, sia in ambito clinico che di ricerca, ma magari non so cosa mi dice Martina, la dottoressa Gandola, professoressa Gandola, se vogliamo fare una pausa, una pausetta, e poi attaccherei l'ultimo pezzettino sulla comunicazione, sulla consapevolezza del bambino. Sì, io farei, ragazzi, se siete d'accordo, come al solito facciamo una piccola pausa di 10 minuti, un quarto d'ora, così poi riprendiamo, facciamo quest'ultima parte e le vostre domande. Ok? Allora, adesso sono le 15:08, quindi direi facciamo una pausa di 10 minuti. Va bene? A tra poco, allora. Ok. Ok. Ok, riprendiamo. Dunque, dicevamo che tra i vari fattori che possono concorrere nella definizione, nell'insorgenza, nel mantenimento dei problemi psicologici e comportamentali, recentemente è stato riconosciuto un importante ruolo al livello di consapevolezza del bambino, del ragazzo rispetto alla sua malattia. E quindi l'importanza della modalità di comunicazione intrafamiliare, si intende proprio all'interno del nucleo familiare, relativamente alla sua malattia. La letteratura ha iniziato presto a occuparsi di questo aspetto,
ma ha indagato solo una parte del problema. Quindi la letteratura in materia è relativa soprattutto all'evitamento della comunicazione. Quindi ha dimostrato, diverse ricerche hanno dimostrato che i problemi psicologici e comportamentali nei bambini con malattia oncologica in generale, non stiamo parlando di tumore cerebrale, sono amplificati da una storia di evitamento della comunicazione al riguardo. Cosa vuol dire? Che tutti quei bambini a cui non veniva spiegato mentre vivevano la malattia oncologica cosa stesse accadendo, a cui non venisse dato un nome esatto alle cose, avevano una probabilità maggiore di sviluppare e hanno sviluppato problemi psicologici e comportamentali più importanti, franchi. Cosa intendiamo per evitamento? Il bambino nella condizione di evitamento non riceve alcuna informazione o spiegazione e quindi non possiede alcuna consapevolezza della propria malattia, delle motivazioni sottostanti ai sintomi esperiti, né delle ragioni dell'ospedalizzazione o delle cure alle quali è sottoposto. Sembra impensabile o comunque sembra immaginabile solo per bambini molto piccoli, ovviamente per un bambino di un anno, due anni, tre anni, non ti do spiegazioni, siamo in ospedale, per cui, come dire, laddove il bambino, quando ha già un, come dire, ha raggiunto un livello di sviluppo cognitivo che gli permette di elaborare delle perplessità, di trasformarle in domande, ha un profilo psicologico che gli permette poi di condividere queste domande con la figura di riferimento, con la mamma o col papà, col genitore, la risposta è, come dire, che si tratta di normale prassi pediatrica, no? Come se fosse un qualche cosa, esattamente come si va a scuola, noi non spieghiamo ai nostri figli perché a tre anni. Quindi il bambino, come dire, normalizza, al bambino viene chiesto di normalizzare questa esperienza, come se facesse parte della quotidianità. Il bambino, questo per noi, in una visione adultocentrica, è impensabile, è un bambino piccolo, che cresce in ospedale, che come dire, inizia a consolidare i primi ricordi, le prime esperienze in ospedale, non davvero riesce ad adattarsi a questo meccanismo di negazione e di evitamento della comunicazione. Quello che però gli studi ci dicono, se questo è immaginabile, è che appunto questo meccanismo di evitamento non è presente solo nei bambini in età prescolare, ma perdura un atteggiamento, una scelta di questo tipo fino all'età dei 9 anni. Anche quando i genitori sono consapevoli o comunque informati dell'importanza dello spiegare, del parlare con il bambino riguardo alla malattia, spesso si riscontra questo totale evitamento. Quindi questo accade perché? Perché le razionalizzazioni sono tante. Il genitore spesso dice che il bambino non chiede e quindi se il bambino non chiede evidentemente non ha bisogno di sapere. Comunque il bambino è troppo piccolo, non potrebbe realmente comprendere, oppure dottoressa si fida, il mio bambino si fida ciecamente di me, non chiede niente, lo preoccuperei inutilmente. Non cambierebbe le cose, non si tradurrebbe in un miglioramento del quadro e della situazione. Noi sappiamo da psicologi che la relazione col genitore è fondata, no, sulla fiducia, quindi un attaccamento sicuro nasce dove c'è una relazione che si basa sulla fiducia e che la sincerità, quindi la verità e la sincerità sono fattori imprescindibili, no? Per cui come dire, questa relazione di fiducia possa realizzarsi. Quindi diversi studi su tematiche delicate, pensiamo all'adozione o ad altre realtà, ci dimostrano che la sincerità ha dei benefici dal punto di vista psicologico a lungo termine, sicuramente più difficilmente realizzabile nell'immediato, quindi nel concreto inevitabilmente espongo certo il bambino a un livello di ansia o comunque di disagio maggiore, ma questo a lungo termine si traduce, come dire, in un beneficio dal punto di vista psicologico. E appunto
gli studi dell'oncologia pediatrica hanno iniziato a dimostrare che anche quando si tratta di argomenti delicati e complessi come la malattia, c'è questo effetto protettivo della verità. Anche qui ritroviamo una specificità del tumore cerebrale. Quindi, se già è difficile parlare di una malattia in generale, della malattia oncologica ancora di più, perché appunto nell'adulto, in una visione adultocentrica, il tumore è associato comunque alla paura della morte. Nel tumore cerebrale, come dicevamo prima, spesso la diagnosi è di urgenza, c'è un accesso alle cure immediato. Cosa vuol dire? Appunto, il bambino non sta bene, mostra un po' di astenia, di svogliatezza, di passività, sonnolento, dorme molto, mangia poco, è disinteressato al gioco per tanto, 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 tanto tempo, intanto che questa massa cresce e appunto... Spesso, purtroppo, quando non ci sono sintomi focali, arriva poi un momento in cui si crea l'idrocefalo, si crea delle condizioni cliniche che portano il bambino al pronto soccorso e quindi ad una diagnosi d'urgenza, come dicevamo, nell'urgenza anche l'intervento di derivazione per ripristinare il normale circolo del liquor. Quindi, ovviamente, c'è un iniziale evitamento della comunicazione. Quindi un'inadeguatezza forzata della comunicazione, una forzata esclusione del bambino, no? Il bambino non viene coinvolto perché appunto non si sveglia, è in coma, oppure ha avuto una crisi, pensiamo anche nel caso di sintomatologia focale, una crisi epilettica, finisce al pronto soccorso, gli fanno l'attack, vedono questa cosa, viene operato, non ci sono i presupposti per parlare adeguatamente col bambino e per coinvolgerlo. Quindi c'è una condizione iniziale di esclusione, di non adeguato coinvolgimento che più facilmente si mantiene nel tempo. Inoltre, sempre relativamente alla specificità del tumore cerebrale, la comunicazione è più complessa nel caso di tumore cerebrale rispetto ad altre patologie, perché se ho come dire, una massa a livello addominale o sul rene, io spiego che c'è una pallina formata di tante celluline matte che sono cresciute troppo e hanno formato questa pallina nel pancino, ti va fatto un tagliettino sul pancino, deve essere tolta. Prendiamo questa medicina perché non ricresca. Al contrario, nel caso del tumore cerebrale c'è una particolarità dei sintomi e degli esiti. La relazione tra la localizzazione del tumore e i problemi motori, sensoriali e cognitivi è più difficilmente intuibile, quindi ho una massa in testa, però non muovo il piedino, non muovo più le gambe, a causa di questa, la bibi, la malattia, è nella testa, io non muovo più le gambe, il bambino la concretizza nelle gambe, la patologia, mi mettono il catetere venoso centrale qui sul petto, quindi io, come dire, mi percepisco globalmente ammalato, diventa davvero difficile, no? Bisogna proprio, come dire, dare delle spiegazioni molto più complesse e articolate. Inoltre, come dicevamo, la possibile presenza di problematiche cognitive spesso comporta ulteriori difficoltà di comprensione o comunque l'intervento neurochirurgico, proprio perché un intervento al cervello, il bambino è sedato, fatica a riprendere coscienza, a riacquistare, insomma ci sono delle alterazioni nello stato di coscienza magari iniziali che come dire vanno a proprio sporcare, no, questo percorso di comunicazione. Come dicevo prima, gli studi con l'oncologia pediatrica, che dicevamo essere nata negli anni 70, si sono realizzati i primi studi sulla comunicazione parallelamente, ma raramente è stata indagata la qualità della comunicazione. Quindi quello che noi abbiamo visto, che la nostra esperienza clinica ci ha mostrato in questi anni, è che non è solo il parlare con il bambino della malattia, no? Il fulcro, non è solo parlargli, dirgli hai un tumore o comunque quello che devi fare, ma è altrettanto essenziale perché la comunicazione diventi un fattore protettivo, che le spiegazioni, le informazioni fornite al bambino, al ragazzo, siano adeguate nei contenuti, nelle modalità, nei tempi,
al bambino. Quindi nei contenuti cosa vuol dire? Che la comunicazione deve essere veritiera e completa. Per veritiera non vuol dire dire al bambino hai un tumore. Utilizzare la parola tumore, come dico sempre ai genitori, è un etichettamento verbale che può essere anche, come dire, fatto alla fine, no? Come dire, può essere la tappa conclusiva, no? di un processo comunicativo. Veritiera vuol dire spiegare che cosa accade, come è venuta, come si è formata quella pallina, quindi quali sintomi ti ha dato, perché sei finito in ospedale, cosa stiamo facendo, quindi a che cosa servono le terapie, la chemioterapia, la radioterapia. Adesso qui non ne abbiamo modo, però ci sono tutta una serie di modi per... non abbiamo modo di sviscerarli tutti, però ci sono tutta una serie di modalità per spiegare al bambino, anche molto piccolo, attraverso il gioco, come funziona la chemioterapia, come funziona la radioterapia e quant'altro. Quindi veritiera e completa, comprensibile, quindi deve essere adeguata al suo livello cognitivo, alla sua età, coerente, perché poi abbiamo anche molti casi in cui appunto al bambino vengono dette determinate cose a parole, ma con i fatti ne vengono dette altre. Personalizzata, questo è un'altra caratteristica fondamentale, deve essere contestualizzata, cioè va proprio ricostruita la storia, quel capitolo della sua storia. Ti ricordi quando sei stato male all'asilo, hai vomitato, in realtà, ecco, quindi il bambino ha bisogno di integrare le informazioni e le spiegazioni che noi gli diamo relativamente alla sua malattia nella sua storia di vita, nel suo romanzo. E poi deve essere continua e graduale, che non vuol dire quindi che io genitore prendo te bambino, ti spiego che cos'hai, dopodiché capisco che è una cosa che desta disagio a te o è una cosa che faccio fatica a fare io, delle resistenze io stesso genitore a fare, quindi come dire, rimane un episodio isolato. No, gliel'ho spiegato all'inizio, poi non ha più chiesto niente. Quindi queste sono caratteristiche importanti, basilari della comunicazione. Quindi dicevamo che pochi studi hanno indagato la qualità della comunicazione. Noi siamo riusciti in uno studio a coinvolgere un'ampia casistica di pazienti, ricostruendo proprio la storia della comunicazione relativa alla malattia e andando a esplorare le relazioni tra che tipo di comunicazioni fossero state fatte in passato, che tipo di comunicazione, di spiegazione il bambino sapeva dare della propria malattia, quindi il bambino doveva rispondere a una serie di domande relativamente a quello, il bambino o il ragazzo, a una serie di domande relativamente a quello che gli era accaduto il genitore anche doveva rispondere a una serie di domande su cosa aveva spiegato, come, con quali esempi al proprio figlio. Dopodiché abbiamo, come dire, giudicato, dei giudici neutrali hanno giudicato queste modalità di comunicazione e le abbiamo catalogate in appunto comunicazioni incomplete, quindi il bambino riceve parziali informazioni, frammentarie spiegazioni, quindi possiede una consapevolezza superficiale della malattia, limitata alla sintomatologia esperita, hai l'occhietto storto, ti dobbiamo operare, quindi il sintomo evidente che vede il bambino è l'occhietto storto, devi essere operato. Una comunicazione non veritiera, questo spesso accade laddove c'è un intervento d'urgenza. Sei caduto, non te lo ricordi, devi essere operato perché hai picchiato la testa. Questa è un'altra cosa molto, molto frequente. La comunicazione incomprensibile. Quindi il bambino riceve una spiegazione anche esaustiva e dettagliata sui propri sintomi, quindi nomi super astrusi e complicati, ma non è adeguata nella forma, nei tempi, nei contenuti alla sua età e alle sue capacità cognitive. La comunicazione incoerente, quindi quando il bambino riceve informazioni e spiegazioni incoerenti, quindi il papà gli dice una cosa, la mamma gliene dice un'altra, la nonna gliene dice un'altra, poi lui ne sente un'altra ancora, oppure viene detto no, non è nulla, è solo il mal di testa, sei caduto, non ti ricordi, oppure una pallina, però poi appunto ci sono tutta una serie di cose che io non posso fare, non posso più giocare a calcio perché, non posso più fare questa cosa perché, devo fare la punturina del GH perché... Quindi comunque ci sono tutta una serie di contraddizioni. La comunicazione non graduale e discontinua, quindi quando appunto non c'è una gradualità,
la comunicazione deve iniziare con la diagnosi e accompagnare tutto il percorso, ci deve essere proprio un canale comunicativo aperto relativamente alla malattia. L'importanza di anticipare, di spiegare tutto quello che il bambino dovrà fare, tutto quello che è il percorso, la finalità delle cose a cui viene sottoposto e quant'altro, e la comunicazione non personalizzata di cui parlavamo prima, quindi informazioni generiche ed impersonali, ma che non danno però al bambino la possibilità di integrarle nella propria storia di malattia e di vita. Cosa abbiamo visto in questo studio? Che la comunicazione si poteva considerare adeguata solo in un terzo dei casi, che è davvero poco, e quindi che c'era un evitamento in linea con le ricerche precedenti, un evitamento della comunicazione in un 20% dei casi, ma che c'era una comunicazione che si poteva considerare inadeguata nella metà del campione. E questo era associato poi all'insorgenza di problemi di tipo relazionale, di tipo ansioso, di tipo depressivo e quindi in generale, più in generale, a problematiche di internalizzazione. La cosa, qui vedete, ci sono le significatività, ora giusto per farvi capire, vedete che più sono alti i punteggi e più, sono patologici. Quindi vediamo che ad esempio il ritiro e la chiusura dal punto di vista relazionale ha un punteggio molto alto e che entra in un range di patologia nel caso di evitamento della comunicazione, ma anche nel caso di comunicazione inadeguata, mentre al contrario si abbassa e rientra in un range di normalità, la media, laddove c'è una comunicazione adeguata. La stessa cosa vale per tutti gli altri problemi di cui abbiamo parlato. Quindi, questo perché accade? Questo accade perché i bambini, anche molto piccoli, hanno la capacità di comprendere tutto, di comprendere la malattia. Hanno un'incredibile abilità nel percepire, nell'intuire la serietà della loro patologia, interpretano sempre, interpretano le reazioni e i comportamenti dei genitori e spesso cosa accade? Giungono a ricostruzioni di laddove qualcosa non quadra, laddove non tutto è chiaro, ovviamente colmano queste lacune con la fantasia, ok? Vi ho riportato alcune frasi con cui a questo punto concluderei, proprio per farvi capire quello che accade nella testa di un bambino quando c'è una storia comunicativa di questo tipo. Queste sono solo alcune cose che ho appuntato nel corso di anni e anni e anni. Sul cartello c'è il segno della carrozzina degli handicappati. Io sono handicappato? Io non mi ricordo che sono caduto. Quando andavamo a Milano, cioè all'Istituto dei Tumori, sembrava che andavamo in gita. A me non mi piaceva. Pensavo che ero stupido, che avevo paura. Poi ho capito che non gli piaceva neanche a loro. Gli altri non escono mai prima per andare dal dottore, questo a scuola. Mica l'occhio storto guariva se stavo a letto. Ma cosa c'entra che se camminavo male mi hanno tagliato i capelli per operarmi alla testa? Altra considerazione, vomito anche adesso però. Cioè, quindi il vomito, il sintomo che mi ha portato a tutto questo calvario, eppure continuo a vomitare. Peccato che vomito per la chemio, ma nessuno l'ha spiegato a questo bambino. Cosa mi avete dato da mangiare che mi è venuto un pezzo di carne nella testa? Perché poi appunto laddove non ho spiegazioni, perché è importante spiegare cosa è successo e si può fare anche con i bambini molto piccoli attraverso il gioco, come vi dicevo, perché poi il bambino dove non ha spiegazioni logiche, la prima domanda che fa un bambino è perché, quindi la prima domanda che si pone è perché, quindi o sono pensieri di autocolpevolizzazione oppure colpevolizza l'adulto di riferimento, i genitori. Infatti vediamo, forse l'occhio storto mi è venuto perché guardavo la TV troppo da vicino, mia sorella me lo diceva sempre di non guardarla così vicino. Se sto bene allora, perché non posso giocare a calcio? Oppure, mi hanno detto che mi operavano per farmi tornare a camminare, ma mica adesso cammino. Altro esempio di spiegazione incomprensibile, quindi non rassicurante. Ho avuto uno astrocitoma pilocitico, deve essere una cosa grave, perché il dottore diceva tante cose difficili. Se era una cosa semplice, bastava una medicina che conoscevo anch'io, se ci vogliono quelle medicine lì. Mi dicono che non c'è niente da preoccuparsi, però poi mi hanno detto di dire ai nonni
che ho picchiato la testa di non dirgli che andiamo a Milano, se no loro si preoccupano che il nonno ha già avuto un infarto, la famosa incoerenza di cui parlavamo prima. Mi chiedono sempre se ho mal di testa e se sono stanco. Allora non è vero che è tutto a posto. Quindi, ripeto, potrei andare avanti ore. Questa dimostrazione del fatto che è proprio importante permettere al bambino di avere un ruolo attivo nella gestione della sua malattia, di comprendere che cosa accade. Questo sicuramente ha un costo da pagare, che è vivere in maniera, non neanche vivere un disagio maggiore, ma vivere il disagio in maniera più consapevole. Sicuramente è una strada più faticosa, ma questo si traduce sicuramente nella trasmissione al bambino di un senso di padronanza su quello che accade, di conoscenza. Quindi sei meritevole di spiegazioni, sei così intelligente che puoi capire, sei così intelligente che sei parte attiva, sei così importante che sei tu il protagonista di questa cosa e ti rendo protagonista della storia che stai vivendo e soprattutto ti do dimostrazione che all'interno della nostra relazione tra me genitore e te bambino io ti dico la verità, quindi quando ti dico che farai questo esame, ti faranno una punturina che ti farà sentire male, però per 5 secondi, per 20 secondi, per un minuto, poi questa cosa finisce, che cosa serve, perché la devi fare. Se io te lo dico è perché questo accadrà, se io ti dico che non avrai male, che non accadrà niente, poi hai garanzia che, come dire, che io ti stia dicendo la verità, altrimenti perde proprio attendibilità. Perde affidabilità al genitore, il genitore viene vissuto pian piano e purtroppo questa è una cosa sgradevolissima che davvero ho visto concretizzarsi tante troppe volte, il genitore viene vissuto riduttivamente come quello che non sa, quindi non rassicura più, cioè il genitore che dovrebbe avere una risposta a ogni domanda, quello che non sa, viene vissuto come quello che semplicemente non sa o ancora peggio che mente. Il bambino ancora non ha quella capacità di decentramento cognitivo che gli permette di capire lo stato mentale dell'altro o comunque l'artificiosità che ci sta dietro al non me l'ha detto per non farmi preoccupare. Coglie come dire, l'esclusione, coglie l'allerta di un qualche cosa che deve fronteggiare, di cui non ne comprende le motivazioni, le finalità e il significato, e questo si traduce nel tempo, oramai appunto ampiamente dimostrato, in un rischio per la salute psicologica di questi bambini. L'oncologia pediatrica si dà un grande affare per permettere a questi bambini di diventare adulti, la psico-oncologia pediatrica si deve dare un grande affare per permettere a questi bambini di diventare degli adulti felici. Io avrei concluso, quindi tolgo lo schermo, non so se ci sono domande.